Ciao a tutti, bentornati sul canale. Sono ufficialmente in ferie, quindi finalmente riesco a registrare un video e poi spero in questi giorni di recuperare un pochino con i video perché sono rimasta relativamente indietro. Ne ho diversi in programma, ma non ho avuto assolutamente tempo di registrare. Comunque, oggi parto a registrare questo video che volevo fare da diverso tempo sui prodotti che per me sono fondamentali a livello di skincare e a livello di make-up. Poi vi farò anche il video della mia skincare routine aggiornata. Pensavo di farvi sempre quello serale, un po' strutturato, così da farvi vedere i prodotti all'azione perché ne ho dei nuovi da farvi vedere, quindi quello pensavo di farvelo quest'altra settimana. Comunque, partendo dalla skincare, vi mostro un prodotto multifunzione per la detersione e lo struccaggio, che è il burro bianco di Natura Siberica. Questo lo sto utilizzando da un pochino di tempo, è quello per pelli normali e miste, va bene sia alla mattina per detergere il viso che alla sera per struccare sia viso che occhi. Non è il mio struccante preferito, ve lo dico già, comunque ne riparleremo sicuramente più avanti. Comunque, come prodotto di rappresentanza per la detersione, vi mostro questo burro di Natura Siberica perché comunque la detersione è fondamentale. Per quanto riguarda il tonico, invece, vi mostro questo dispositivo, il Jiffy, che vi ho già fatto vedere diverse volte. Ho messo adesso l'acqua aromatica di rosa di Anthos all'interno, solitamente lo utilizzavo con la mist originale e ho visto che va benissimo lo stesso anche con qualsiasi idrolato. Questo è un dispositivo a ultrasuoni che va a micronizzare la mist che mettete all'interno, cioè questo serbatoio. Che vi ho già mostrato, comunque ve lo rimostro per chi magari non avesse visto i video scorsi. E poi voi andate ad aprire questo sportellino e vedete che micronizza la mist che mettete all'interno. Finché ci sono, mi vado anche a rinfrescare. Qua intanto c'è la nebbia. Comunque, questo lo utilizzo tutti i giorni durante proprio la giornata per andare a reidratare la pelle o semplicemente a rinfrescarla. Basta una qualsiasi acqua termale o un qualsiasi tonico vaporizzato sul viso. Io adesso vi faccio vedere questo perché è quello che utilizzo proprio tutti i giorni perché ce l'ho sempre con me. E va benissimo anche utilizzato sul make-up perché non va a rovinare, non va a interferire col make-up. Quindi il tonico sempre e comunque. Poi, contorno occhi. Per quanto riguarda la crema contorno occhi, non posso che mostrarvi questa, la Eye Care Cream di Martina Gebhardt, perché è quella che ho ricomprato più volte. Quindi ho deciso di mostrarvi questa ed è una pomata, diciamo, è una crema molto pomatosa che però a me piace moltissimo usata alla sera perché mi va proprio a nutrire e a rendere disteso il contorno occhi. Io alla mattina proprio ho il contorno occhi bello liscio e morbido e disteso con questa crema, quindi questa per me è la migliore in assoluto proprio a livello di crema contorno occhi da sera. Poi un altro prodotto che per me non può mai mancare è il siero viso. Vi mostro questo di Winnis perché lo sto praticamente terminando, ci farò ancora due volte. Questo l'ho utilizzato su viso e collo, mi è durato un mese perché lo sto utilizzando esattamente da il Cosmoprof, quindi un mese oggi. È un siero viso che mi è piaciuto molto, mi sta piacendo molto. Contiene acido ialuronico, tè verde, che è comunque un antiossidante, resveratrolo, ha diversi estratti interessanti. È un antirughe rigenerante effetto lifting. Allora, io sulla riduzione delle rughe, soprattutto quelle che ho in fronte, che sono quelle più profonde, purtroppo non ho notato grandi differenze. Ho notato però proprio il viso più rimpolpato, più luminoso, più compatto.
Quindi è un siero che vi consiglio assolutamente, lo trovate in farmacia, esclusivamente in farmacia, è rivenduta la linea cosmetica di Winnis, sto utilizzando anche la crema contorno occhi alla mattina, comunque questo mi è piaciuto tantissimo e niente, io a fare un video tranquilla non ce la posso fare, nel mentre ha suonato il postino, sono corsa giù, adesso ho anche il fiatone, comunque vi stavo dicendo di questo siero che mi piace molto anche perché non risulta appiccicoso, quindi una volta massaggiato sul viso si asciuga rapidamente, il viso risulta morbido e asciutto fin da subito. Alla sera, per avere un ulteriore nutrimento, vado a miscelare al siero due gocce di questo olio di Urang, che è il Vitamin Oil Serum che ho aperto da circa un mesetto, questo perché ne ho almeno tre o quattro di oli viso aperti, sono infiniti, interminabili, perché ne utilizzate due o tre goccine alla volta. Comunque questo lo utilizzo anche sul décolleté inumidito dal tonico e mi sta piacendo molto, questo rende proprio la pelle bella rivitalizzata e luminosa. In combo mi danno un sacco di soddisfazione questi due prodotti, quindi anche l'olio viso per me è un prodotto indispensabile, anche da miscelare al fondotinta, se avete un fondotinta particolarmente denso o asciutto, quell'olio è fantastico. Poi burro cacao, questo non può assolutamente mai mancare. Ho ritrovato il mio burro cacao preferito di Alverde perché in questi giorni l'avevo perso, non lo trovavo più e quindi ne ho utilizzato un altro perché non mi mancano i burro cacao, però questo qui mi mancava un sacco perché proprio l'effetto che mi fa questo burro cacao sulle labbra non me lo fa nessun altro e quindi sono contenta di averlo ritrovato nella tasca di un golfino l'altro giorno per caso. Questo qui è un prodotto che per me è favoloso per il prezzo che ha. Adesso quando tornerò al DM farò scorta perché questo è l'ultimo che mi è rimasto e lo sto terminando. Un altro prodotto che sto utilizzando in queste giornate di sole perché stiamo andando a camminare, insomma devo riprendere un pochino di attività perché se no sono veramente d'un pigro, cioè al di là che corro tutto il giorno per l'organizzazione e famiglia, casa, lavoro, però attività sportiva zero. Quindi stiamo andando in bicicletta e a passeggiare e utilizziamo praticamente tutti questo spray con SPF che vi ho mostrato di recente, quello della Roche-Posay. Con SPF 50 va benissimo anche sul make-up, io lo vaporizzo direttamente sul make-up perché mi trucca la mattina, quando vengo a casa che vado a passeggiare non mi strucco, vaporizzo direttamente questo per andare a dare una protezione solare. Questo è anti-lucidità, è proprio tocco secco, è invisibile, è fantastico, mi sto trovando benissimo con questo ed è la versione da 75 ml, quella proprio comoda da portarsi in giro. Poi, ultima cosa a livello di skincare che per me è veramente indispensabile sono i pannetti viso. Ne ho tantissimi, ne ho anche dei nuovi, tra l'altro. Adesso in uso ho quello dell'estetista cinica Veralab, Human in Kind, ho questo dischetto di Glow e poi ne ho due nuovi che sono quello di Sensai, che volevo da tantissimo tempo e ieri Andrea me l'è andata a comprare mentre ero a lavorare. Questo è favoloso, ragazze, non è microfibra, è in un materiale che non è dato sapere a noi comuni mortali. Comunque ve lo farò vedere in azione perché questo pannetto è strepitoso. E poi un'altra novità per me è questo di Janée, che Janée, che non so come si pronuncia, che mi ha preso sempre Andrea ieri all'Esselunga, Makeup Remover, e poi vi farò sapere anche di questo. Quindi per me il pannetto è veramente indispensabile per andare a fare una pulizia completa del viso, come la spugna di mare, di cose della natura che adesso non ho qui da mostrarvi, ma che vi faccio vedere praticamente ogni 2x3.
Per quanto riguarda poi il make-up, ho fatto una selezione abbastanza mirata perché in realtà tutti i giorni non utilizzo tantissimi prodotti, soprattutto quando vado di corsa preferisco utilizzare i prodotti multifunzione. Quindi, come prodotto fondamentale per la base viso, sicuramente utilizzo o un fondotinta o una crema colorata per andare a uniformare l'incarnato. In questi giorni ho utilizzato tantissimo il fondotinta di Guerlain. È un fondotinta che mi piace sempre tanto, ha un bell'effetto naturale, mi lascia la pelle idratata tutto il giorno, non mi va a enfatizzare i vari difetti della pelle, non mi lucida e mi piace, quindi questo io lo confermo come un validissimo fondotinta. Per me ha anche un SPF 20 e vi ho fatto anche un video applicazione su questo fondotinta, quindi non aggiungo altro perché mi piace sempre tanto. Poi correttore, sto testando questo di Nabla, del quale ne riparleremo sicuramente. Quello che per me è una garanzia ormai, che vi ho mostrato tantissime volte, è questo di Lancôme, l'Effacerns con SPF 30. Questo io lo utilizzo principalmente per andare a coprire le occhiaie. Questo di Nabla invece mi piace anche per andare a camuffare le varie macchiette sul viso. Poi, mascara, un prodotto assolutamente fondamentale per me. Ho ricomprato finalmente il Gentleman di Mulac, che è il mio preferito in assoluto, però fare un ordine sul sito solo per questo era un po' poco. Quindi, visto che finalmente Mulac è arrivata da Pinalli, quando sono andata l'altro giorno con Chiara me lo sono ricomprata. E quindi, insomma, il mascara assolutamente fondamentale per me. Poi, per quanto riguarda gli occhi, solitamente quando vado particolarmente di fretta utilizzo una palette viso anche per fare il trucco occhi. Quindi non vi farò vedere palette occhi, ma due palette viso in rappresentanza, poi ne utilizzo delle altre anche. La Cali Contour di Smashbox, che rimane sempre una bellissima palette, che tra l'altro ho utilizzato anche oggi in parte, però non per tutto, e quella di Hourglass. Qui tra l'altro c'è anche la cipria, quindi non vi metterò cipria in questo video perché se utilizzo una palette viso vado a prendere direttamente la cipria che c'è nella palette, e poi ho il blush, l'illuminante e il bronzer e faccio tutto con un unico prodotto. Poi, matita sopracciglia o semplicemente un ombretto per andare a sistemare un attimino le sopracciglia. E vi mostro questa matita di Nabla, la Brow Divine in Venus, che è la mia colorazione. Questa a livello di rapporto qualità-prezzo è quella che preferisco. Per quanto riguarda le labbra, semplicemente un gloss. E vi mostro questi di Fenty che sono quelli che preferisco, insieme al Lip Maximizer di Dior, sempre lui, e il Lip Glow di Dior. Questi sono i prodotti che mi tornano più comodi durante la settimana per non stare sempre a controllare il rossetto, anche in ufficio magari mangio qualcosina, bevo, quindi il gloss mi torna più comodo anche da riapplicare. L'ultimo prodotto che non può assolutamente mai mancare per me è lo smalto. In questi giorni ho acquistato questo di Essence in due colorazioni, tra l'altro, lo Shine Last & Go Quick Dry Gel. È quello che ho sulle unghie anche oggi, questo è il colore 12. Vi posso dire che questi smalti si asciugano veramente in fretta perché in neanche un minuto lo smalto è asciutto. L'unica cosa è che non hanno una gran durata perché in punta mi si sono consumati dopo 2 giorni, quindi è un prodotto che sicuramente non mi durerà una settimana come gli altri smalti che utilizzo. Io di solito lo smalto lo cambio una volta a settimana, però mi incuriosivano perché costano anche 1,79 l'uno, mi pare 1,99 euro, e questo colore qua per me è bellissimo. Quindi lo smalto è un prodotto sicuramente del quale non posso fare a meno.
Io penso di avervi detto tutto, fatemi sapere se vi va quali sono i vostri essenziali. Vi ringrazio per aver guardato anche questo video, spero vi abbia tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo presto. Ciao!